Dottoressa Silvana Cagiada, psicologa clinica e psicoterapeuta, quanto è importante che ci sia una buona comunicazione perché ci sia un'aderenza e una persistenza terapeutica in oftalmologia? Okay. È indispensabile che ci sia una buona comunicazione tra medico e paziente. Perché quando c'è una buona comunicazione, vale a dire quando la comunicazione è empatica, allora anche il paziente, diciamo, riesce a collaborare con il medico. E viceversa, però, ci deve essere una collaborazione da parte di entrambi. Vale a dire, ci deve essere motivazione, sia per il paziente che per il medico. Motivazione vuol dire che il paziente deve voler guarire, deve voler collaborare col medico, perché spesso ci sono pazienti invece che fanno sì delle visite mediche, ma poi agiscono per conto loro, sappiamo benissimo, no? Come succede, quindi vanno su internet, eccetera, e non seguono, diciamo, alla lettera quello che dice il medico. E il medico, a sua volta, deve collaborare col paziente, deve sapere ascoltare il paziente, vale a dire, deve in qualche modo collaborare in modo empatico, parlare in modo empatico, vuol dire con una comunicazione, diciamo, verbale e non verbale. Verbale vuol dire col tono della voce, la mimica facciale, con l'espressione anche dello sguardo, che deve essere rassicurante per il paziente. E naturalmente verbale con la competenza che ha il medico. Quindi la competenza però non è, diciamo, dovuta solo e semplicemente dalla preparazione del medico, alla preparazione universitaria, ma deve essere costante. Cioè, il medico deve aggiornarsi continuamente, perché se il medico si sente sicuro dal punto di vista professionale, sa trasmettere anche in modo empatico, diciamo, col paziente. Questo è essenziale. La comunicazione verbale deve essere semplice e corretta, ok? Sempre molto molto semplice. Quindi con parole semplici, in modo che il paziente possa capire quello che deve fare. A livello proprio assistenza psicologica, con il lockdown, secondo lei l'applicazione della telemedicina ha aiutato o ha reso più difficile il dialogo tra medico e paziente? Ha aiutato sicuramente, anche se siamo ancora alle prime armi, vale a dire c'è già la telemedicina, ma non viene utilizzata bene, nel senso che anche tra i pazienti c'è il concetto di telemedicina, che deve essere però interiorizzato. Però in fasi acute sicuramente la telemedicina può aiutare un paziente che è isolato e da solo. Poi questo non significa che il medico non debba andare a casa del paziente, ma in situazioni particolari può servire anche per rassicurare il paziente.